Pittore e scultore astrattista italiano, nato a Parma nel 1896, Ettore Colla fu tra i fondatori del gruppo Origine, insieme a Mario Ballocco, Alberto Burri e Giuseppe Capograssi. Inizialmente la sua poetica è influenzata dal gruppo Novecento di Margherita Sarfatti ed in particolare dal plasticismo monumentale ed arcaico di Arturo Martini. Intorno alla metà degli anni 50, lo scultore compie un ulteriore cambiamento, che si caratterizza per l'utilizzo di materiali di recupero, soprattutto il ferro, con cui egli indaga il rapporto tra forma e spazio e crea assemblaggi allusivi, geometrici ed astratti, di sovente monocromatici. Vicino in questi aspetti alla poetica dada, nella scultura di Colla è tuttavia assente la volontà provocatoria. Permane invece una costante ricerca sulle forme e sui rapporti spaziali, eredi della ricerca astrattista, pur mantenendo caratteri di spiccata originalità e personalità.